22 aprile 2020, sono passati 50 anni dal 22 aprile 1970, anno in cui abbiamo iniziato a celebrare la Giornata Mondiale della Terra. Quest'anno il Team Italia del Climate Reality Project di Al Gore partecipa alla maratona multimediale per celebrare il 50° Earth Day delle Nazioni Unite e lo fa insieme a Earth Day Italy e insieme a Villaggio per la Terra 2020 con la splendida iniziativa One People, One Planet. Hello everyone, my name is Paola Fiore. I'm the National Coordinator of Team Italy under the European branch of the Climate Reality Project of Al Gore. I would like today to share with you a message of hope, a message of positivity and solidarity and compassion for you, your own families, your friends, your community and the overall planet. We are in this pandemic all together. We are in the climate crisis all together, and we'll win these two incredible challenges together. And how we can do that? We can do that, you know, be even more responsible than we already are. Be more responsible for our individual and collective action, for ourselves, our families, our community. And we also need to remember that our individual and collective action, they do make a difference. They make a difference right now as we are staying home to save other people's lives. And they will make an even greater difference at the end of this pandemic when we'll go down in the streets again to raise awareness, to ask for climate action, and to stop this climate crisis. So please, now listen to my fellow climate reality leaders that would like to share with you their own message. Okay? Many thanks to you all. Please stay strong, stay positive, stay confident, and stay safe at your home. A tutti. Hi. Buongiorno a tutti. Ciao. Hi everybody! Io sono Domenico, sono uno dei climate leader del Climate Reality Project Team Italy. Hi, I'm Pier Pierandre, Italian Climate Reality Leader. My name is Claudia Laricchia and I am a climate leader within the Climate Reality Project founded by Al Gore. Io sono Marinella del Climate Reality Team Italia. I'm Stefania Romano, Climate Reality Leader. Roberta Centonze, Climate Reality Leader, Team Italy. Sono Lodovica e sono una Climate Leader del Climate Reality Project. E questo messaggio per dirci che in questa situazione di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus dobbiamo restare tutti uniti e dobbiamo sentirci e agire come comunità. In this time we should be reflecting on how to improve our environment. We have caused many problems for Mother Nature, and it's time that we start coming up with some solutions. Usciremo provati da questa esperienza, ma è nostra responsabilità uscire pronti a coevolvere natura ed essere umano. In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ci viene richiesto di stare a casa, di non muoverci tanto, di rallentare, ma forse dovremmo anche riflettere su come agire per migliorare il nostro pianeta. Noi troppo a lungo ci siamo dimenticati delle nostre relazioni con la natura e della nostra eredità. Questa crisi ci sta facendo riscoprire forse anche il valore del tempo, il valore delle nostre relazioni, e questo è un immenso valore ecologico. E seppur nella sofferenza, noi non dobbiamo mai perdere la speranza. We can take our time to rethink our behaviors, reshape our mindset in order to put back nature at the center of our lives. Volevo invitare tutti davvero a restare a casa in questo momento perché ci sono tantissime cose che possiamo fare da casa
that inside our houses we are changing ourselves. E anche se le nostre case sono piccole, se siamo in tanti in una stessa casa, se davvero ci fermiamo, riflettiamo, ragioniamo, possiamo trovare il modo di riscoprire relazioni tra di noi, riscoprire il gusto delle piccole cose. The health emergency triggered by the coronavirus is already an economic crisis. L'emergenza Covid-19 mi sembra ci stia facendo fare esperienza di relazioni umane molto semplificate, come se il nostro ecosistema di scambi fosse stato ridotto solo alle funzioni vitali di sopravvivenza. Forse è a questo che abbiamo costretto anche molti ecosistemi naturali. Amidst uncertainties, what is certain is that coronavirus has cut emissions faster and lagged more than negotiations that have lasted for decades. Questo è un passo importante per aiutare tutta la comunità e per cambiare in primis le nostre abitudini quotidiane. This scenario, an antivirus, becomes a matter of urgency. And coronavirus pandemic year is calling for changes. Change is already happening. The change needed now is to build a new inclusive, sustainable social basis with long-term vision. Andrà tutto bene, come ci diciamo in questi giorni. Everything will be fine, but let's remember, there is no planet B. How important it is to stop overshooting planet's resources. Andrà tutto bene, anche perché, come dice Al Gore, il nostro fondatore, la speranza è una fonte rinnovabile. E noi la speranza la rinnoveremo. Forza e coraggio, ce la faremo tutti insieme, ognuno la sua parte, in qualsiasi parte del mondo si trovi. Ogni piccola azione conta. Let's stick together for this change. Together we can make the difference. E che insieme possiamo fare la differenza. Ciao a tutti e forza, andrà tutto bene. And giving all my thoughts to all the people fighting against coronavirus. Ciao.